Allora, quest'anno rispetto allo scorso anno abbiamo deciso di affidare la curatela di tutto quanto l'Expo a tre critici curatori, tre critici che lavorano a livello nazionale e che quindi hanno fatto delle scelte che fossero nella direzione che noi volevamo, cioè fare di Marche Centro d'Arte una rassegna di arte nazionale, quindi non più le Marche che producono arte e la mostrano agli altri, ma che riescono ad assorbirla dall'esterno e la portano all'interno della nostra regione. E i tre critici che sono stati selezionati sono Gloria Gradassi, che è qui presente, Luca Panaro e Stefano Verri. Più c'è un quarto critico che è Giovanni Viceconte, che è critico di Marche Centro d'Arte a tutti gli effetti, che cura la rassegna video. Ora, quindi, infatti ai critici che hanno curato la parte installativa è stato chiesto esplicitamente di non mettere video o cercare di limitare al massimo la parte eventualmente di installazione video, proprio per questa ragione, perché avevamo intenzione di fare proprio una panoramica sulla videoarte italiana. Ora, guardando i nomi degli artisti, noi abbiamo chiesto ai critici di presentarci delle rose di nomi, da cui poi una commissione ha scelto, commissione più o meno formata dagli organizzatori, formata dagli organizzatori, ha scelto sette nomi a cui sono stati accostati e i nomi di tre artisti per ogni critico che hanno partecipato alla precedente edizione di Marche Centro d'Arte. Perché questo? Perché volevamo creare comunque un legame tra le due edizioni e volevamo comunque dare spazio all'arte marchigiana, cioè far vedere che comunque sia quello che viene dalle Marche vale a livello nazionale, è un'arte che è nel suo tempo, nella sua contemporaneità, e quindi è un'arte che deve essere mostrata esattamente in una rassegna nazionale come quella di quest'anno. E Giovanni, per quanto riguarda Pixar, la parte video è stato utilizzato lo stesso sistema. Giovanni Viceconte ha presentato una rosa di, mi pare, 30 videomaker che ha selezionato in vari modi artisti che conosceva, ma anche prendendo artisti dalla rete, utilizzando contenitori come Visual Container o Artabo. E poi da questi sono stati scelti i nomi di 18 artisti che parteciperanno appunto a Pixel a partire dal 15 di luglio, perché la rassegna video inizia la settimana dopo, se non sbaglio, giusto Lino? Sì, il 15. Quindi il 15 luglio inizia questo. E poi dal punto di vista delle scelte artistiche, dei tre critici sono le più varie possibili, perché si va dalla scultura alla pittura, alla fotografia, all'installazione vera e propria. Per cui cerchiamo di dare non solo una panoramica della situazione artistica nazionale dal punto di vista geografico, diciamo, ma anche dal punto di vista del linguaggio. Quindi linguisticamente è il più ampio possibile quello che abbiamo cercato di fare insieme ai critici curatori. E loro hanno avuto la completa e plenipotenziarità scelta su tutte la parte concettuale, culturale, quindi hanno creato ognuno un proprio linguaggio autonomo che si deve integrare con quello degli altri, quindi è come se fossero un grande expo dove ogni sezione cerca di dare una porzione della visione di un critico, ma per creare un quadro generale che praticamente mette in rete l'arte italiana, che poi è quello che noi vogliamo come progetto, creare una rete culturale qui nel nostro territorio che si espanda verso l'esterno. Come Galleria Marconi, quindi abbiamo voluto fare questo creando il nostro sistema di comunicazione, quindi cercando di mettere tutti nella possibilità di lavorare al meglio e di guardare all'esterno e all'interno, perché la nostra idea è che dobbiamo avere un movimento in uscita e in entrata, come se fosse l'onda del mare, perché in questo modo riusciamo sempre a ossigenare e a far crescere la cultura. Abbiamo scelto un motto come galleria, e poi Lino gli è piaciuto e l'ha adottato anche lui, che è muovere idee per promuovere il futuro. E un'ultima cosa, sempre come Galleria Marconi abbiamo deciso di portare avanti sui social network come Facebook l'idea che chiunque possa adottare il nostro progetto. Cioè, in che senso? Che tutti gli utenti di Facebook sono stati invitati, quelli che possiamo raggiungere ovviamente, e ad invitare praticamente a loro stessi a rilanciare le nostre iniziative e a diventare fan della nostra pagina, perché in questo modo può crescere la nostra community anche nel web. Quindi l'adozione si è mossa anche in quel senso, perché l'idea è che per noi basta pochissimo, purché ci aiuti a crescere, anche un sasso è fondamentale.